Allora, buonasera, siamo qui con Roberto Negri, regista e interprete di Finale di Partita, nota commedia becchettiana, realizzata in un modo molto particolare in questa terza edizione del Fringe Festival, non a caso arrivata finalista per la quarta settimana del Festival. Volevamo sapere da te, Roberto, intanto, come ti sei trovato in questo contest? Qui mi sono trovato molto, molto bene, è stato impegnativo rispettare i tempi e le dinamiche molto, molto strette, che però consentono così anche una fruizione ricca da parte del pubblico. E poi stimolante, sì, la situazione, molto stimolante, perché ti rendi conto che hai, insomma, per me che non sono proprio di primo pelo, si vede, anzi, a parte il trucco che adesso è un po' accentuato, finito adesso di recitare, di solito non ho questa faccia, è un po' più brutta. Però dicevo, ecco, vedi che c'è tanta, tanta gente in gamba, ci sono tanti artisti, tante compagnie che magari, ecco, in questa occasione puoi riconoscere, conoscere, trovare, ritrovare, ho ritrovato anche molte persone che negli anni avevo perso di vista e che mi ha fatto piacere saperli ancora attivi e così vivi, certo, nel senso artistico e non solo. Senti, Beckett è stato comunque fonte di ispirazione di altri spettacoli qua al Fringe, questo dimostra che comunque può essere Fringe anche un autore di impostazione quasi classica. Ora, su questa classicità di Beckett io ho più di una riserva, perché mi è successo recentemente, insomma qualche anno fa ho messo in scena Sartre, l'ho portato per diverso tempo, ho incontrato un'amica, una fotografa che è piuttosto in gamba, che mi ha detto: beh, che state facendo Beckett? Un altro morto. Ora, io il fatto che uno possa non esserci non è di per sé l'indice, né che sia diventato un classico se non se l'è meritato, e tra l'altro che non sia più contemporaneo, perché ecco, io trovo in Beckett, e l'ho scoperto facendolo, non una modernità, proprio una contemporaneità, in particolare devo dire Finale di Partita, dove sì, sembrerebbe un'atmosfera post-atomica, ma noi siamo già in una realtà post-atomica, la bomba atomica già esistita, è scoppiata, ha fatto la sua storia e continuano a fare gli esperimenti e continua ad essere una presenza costante, quindi è una dimensione in cui si parla di abbrutimento della natura, di assenza del rapporto equilibrato con la natura, che determina delle condizioni esasperate. Poi abbiamo due persone sole, quindi ci stanno concentrate in una situazione tantissimi temi che, insomma, credo siano Devo dire molto che poi vivi. Anche questa condizione di spazio ristretto del palco del Fringe ha reso anche particolarmente bene quest'idea dei due personaggi, sì, che vivono da soli, isolati da tutto, e che quasi si inventano la giornata. E questo, io sono rimasta un po' divertita, perché ho trovato che la versione è piuttosto goliardica, l'ho definita, perché comunque tende proprio a divertire il pubblico, ma allo stesso tempo mi ha lasciato un po' di melanconia, perché mi è sembrato un po' come certe persone che vivono nella loro quotidianità e non hanno magari grandi rapporti umani, se la devono un po' inventare la giornata, e quindi ho fatto questo parallelo. Guarda, la verità è stata questa. Dunque, Beckett scrive: io ho scritto le mie opere per far ridere, quando l'ho messa in scena non ci sono riuscito, come a dire, a voi la palla. Ma e un'altra cosa che mi ha colpito, perché poi entrando nel merito, io la prima volta che ho messo gli occhi sul Finale di Partita per lavorarci, non so, come spettatore che mi era capitato, ma anche molto tempo prima, per lavorarci ho detto: ma che succede? Ma questi che fanno? Ma non ci si capisce, ma cazzeggiano, scusate il termine. E poi ho detto: ma poi dopo forse si capisce, è vero, che forse è vero, qualcosa forse quasi stanno geniale facendo questo, stanno giocando, ecco, più in realtà.
E poi a quel punto sono andato a vedere un attimo, Beckett non ha partecipato praticamente mai a tutte le i simposi becchettiani a cui l'avevano invitato per anni e anni e anni. A un certo punto ha mandato una comunicazione dicendo, non so per quale, adesso non saprei citarla, grande kermesse di intellettuali sul teatro dell'assurdo e quindi su Beckett eccetera, dicendo scusate signori, ma io credo che non valga la pena tutto quello che state facendo, perché il mio è un teatro semplice. Ecco, troppe lucubrazioni. Allora la risposta è stata, il maestro ci mette alla prova, vuol dire che noi non siamo in grado di capirlo. No, voleva dire che è semplice, perché tale è nella complessità dei temi che vengono concentrati, ma le situazioni proposte. Lui ha detto, c'è una frase, non so, sto dilungando troppo, comunque c'è una frase che dice, non c'è niente di più comico dell'infelicità in finale di partita, che Beckett ha dichiarato che per lui la frase sintesi del suo pensiero sulla vita oltre che sul teatro. E l'altra condizione che è particolare di questo testo è legata proprio alla peculiarità della condizione umana. La consapevolezza, io personalmente non so se non ci sia pure in altri esseri viventi, però si dice che sia la consapevolezza della nostra fine. A un certo punto dice, riflettete, ormai siete al mondo, non c'è più rimedio, amatevi, leccatevi gli uni con gli altri. È comunque anche un messaggio semplice. Semplice, diretto, immediato. Sì. E comunque di per sé, io apprezzo lo spirito della parola gogliardico che hai voluto usare, ma mi lascia un po' perplesso, direi più, come dire, ilare, sì, ma io... seppur nella consapevolezza di una condizione ineluttabile, certo. Di fronte alla quale dice sempre Beckett, si piange per niente, per non ridere, e alla fine ti prende una vera tristezza. Incredibile. Senti, in questo contesto il pubblico è anche un po' particolare, tu stasera avevi anche bambini in sala. Ti ha stupito questa... Allora, a me è capitato in questi giorni che siano venuti anche delle persone che ci seguono, ci conoscono, che siccome abbiamo recitato infrasettimanalmente anche, per venirci a vedere hanno dovuto obbligatoriamente portarsi pure i figli. E c'erano ragazzini di 10 anni che, conoscendoli, ho temuto potessero... Sì, certo. Sono rimasti appiccicati alla cosa, sono venuti a fare... i complimenti, e per me è stata una soddisfazione enorme, è una vittoria incredibile, cioè per me in qualche modo ho già vinto nel mio piccolo una sfida personale. Il mio obiettivo è sempre stato nel fare teatro, che sono iniziato diciamo da autodidatta, poi nel corso degli anni che non sono, insomma nel corso degli anni ho fatto poi formazione di specializzazione con tanti maestri diversi, anche esteri, e ho sempre avuto, l'unico obiettivo per me era di raccontare le cose a qualcuno e di far sì che le capisse come lui può capirle, per vedere che ci sono bambini di 10 anni che si divertono e persone di 80 altrettanto. Certo, ognuno con la propria visione della vita anche. Persone di diversa cultura e condizione sociale, che però colgono evidentemente delle cose che gli fanno piacere, beh, mi dà una grande soddisfazione. Senti, c'è un momento particolare proprio della rappresentazione in cui c'è proprio quasi l'interazione col pubblico, cioè la canna da pesca che viene lanciata sul pubblico, che è una cosa che io ho trovato molto bella, mi ha divertito molto. Dunque, questa nasce semplicemente da una cosa, cioè nasce dalla scrittura becchettiana ancora una volta. A un certo punto questi due personaggi, Clove viene chiamato, perché è cieco, viene chiamato a guardare continuamente se sta succedendo qualcosa fuori non succede nulla, c'è niente, piombo, grigio, nulla, nessuno, ai 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 ai, che c'è? C'è qualcuno, attenzione, c'è qualcuno, dov'è questo qualcuno? E là, che sta facendo? È seduto, si muove? No, è immobile.
E quindi praticamente allora a un certo punto uno dice ma che e poi che cos'è? Ma sembra un bambino, si guarda l'ombelico, cioè in questo momento ha detto ma se non sta parlando del pubblico di chi? Di chi sta parlando, certo. Uscire dal palco non mi è parso corretto, avrebbe creato, però andargli incontro, ho detto come facciamo a pescare? Infatti è una scena molto molto bella. Ho detto peschiamolo in questa maniera giocosa all'interno della, appunto, del gioco continuo che questi due personaggi sviluppano all'interno del loro universo. Senti, e adesso dopo questo Fringe stai già preparando qualcosa di nuovo per l'autunno? Dunque, per la verità, insomma, questo spettacolo è nato in fine stagione quest'anno. Ci hanno dato delle opportunità che svilupperemo poi in autunno. Saremo a Bari alla fine di ottobre, poi andiamo ad Avellino, Pescara. Per questo film è stato un adattamento in riduzione, quindi lo spettacolo è più ampio, sì. Chiaramente. Rispettare i tempi è stato impegnativo da una parte e anche stimolante dall'altra, perché sinceramente è difficilissimo, è quasi doloroso 50, no, sottrarre anche una singola battuta. E in qualche modo, insomma, non si dovrebbe o potrebbe fare, però abbiamo cercato anche, ecco, lavorando molto sul ritmo, contraendo molto i ritmi dello spettacolo, di conservare la più ampia il più ampio rispetto del testo originale. Beh, possiamo dire che comunque di fronte alla risposta del pubblico la sfida è stata vinta, che non c'è altro da aggiungere. Fa molto piacere questo, veramente molto. Va bene, ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi. E tanti auguri allora per l'autunno, per la nuova stagione, e speriamo che questo spettacolo faccia parlare di sé ancora per tanto. Grazie. Stanotte mi sono visto dentro, c'era un grosso bubù. Ti sei visto il cuore? No! Era una cosa viva! Clon? Sì? Che sta succedendo? Qualcosa sta seguendo il suo corso. Clon? Che c'è? Non può essere che noi si abbia un qualche significato. Qualche significato? Sì, noi un qualche... Questa è buona, bravo. E io mi domando, insomma, che tutto questo, tutto questo forse non sarà stato in vano! Un topo! Ah! Un topo! Ci sono ancora topi! Sì! In cucina ce n'è uno! Ah! Ma a partire da lì l'umanità potrebbe ricostituirsi! Uccidilo prima che muoia! Vado a prendere la polvere! Sì! Dagliene una buona dose! Ah! Un topo! Che cosa spaventosa, una giornata incredibile!